La storia che voglio raccontarvi oggi risale al 1859, a quei tempi Milano era sotto la dominazione degli Asburgo e nella città c'era un pericoloso serial killer. Nel giro di 10 anni si contavano 3 omicidi, 3 cadaveri trovati in uno scantinato di via Baniera, la via percorribile dalle auto più stretta di Milano. Il serial killer infieriva sulle sue vittime con uno scure e ne deturpava i corpi. La quarta possibile vittima in realtà riesce a fuggire e denuncia il suo aggressore, tale Antonio Boggia. Era un 62enne, uno come tanti altri, molto gentile, molto elegante, affabile, gli piacevano i quadri, le belle cose. Nella vita amministrava condomini. Invitava i suoi clienti per un caffè, 4 chiacchiere e se gli stessi erano facoltosi, possibilmente con pochi contatti, poche amicizie, li attirava in trappola e li uccideva. Questa volta però Antonio Boggia viene preso e deve subire il processo. Durante il processo tuttavia riesce a fingersi pazzo, fa un breve periodo di manicomio e poi esce. Arriva quindi il momento della sua quarta vittima. Una anziana signora che gli aveva dato un proprio stabile da amministrare. Come per le altre, arriva il momento dell'aggressione e della morte nell'appartamento della vittima. Antonio Boggia però questa volta si ferma sul luogo del delitto, si ferma per troppo tempo. Il figlio della vittima torna a casa la mattina dopo e trova il cadavere e l'omicida. Antonio Boggia viene preso, questa volta viene condannato all'impiccagione.